Oh! Quo vadis? Chi sono gli altri? Sì, interessa una foto ricordo col centurione dal sorriso magico? Ah, che divertente, dai bepi, fammi, no? Ma quanto la costa la foto? Pochi sesterzi, ostrogoto, che tradotto in lire significa 20 euro. Col sorriso magicus, un po' de più unem. No, se troppo. Dai bepi, il viaggio dei nostri capita una volta sola nella vita, dai. Va ben. Scusi, ci farebbe una foto col gladiatore? Centurione, sì. Prego. Fa lo stesso. No, centurione proprio era Romanus de Roma. Gladiatore spesso veniva da Forum, Burinum, insomma, capito? Thank you. Ecco qua i suoi sesterzi. Grazie, e per il sorriso magicus? Ah, centurione, t'ho pizzicato un'altra volta. Ma lei ce l'ha con me? Ma io non ce l'ho con nessuno, applica la legge. T'ho detto 30 volte. Tu i soldi senza la ricevuta fiscale non li puoi pià. Sei abusivo. Ma io con questi soldi c'è campo, superiore. Comunque so 100 euro di multa. Che fa, concilia? 100 euro al centurione? Ma che sta scherzando? No, quelle cose sono due. O paghi o t'arresto. Ma come faccio a pagare la multa? Non c'è una lira, ma che me... Ah, centurione, questo è il problema tuo. Io c'ho da fare, c'ho tempo da perdere. Andiamo, a te portare comando. Ma non hai compassione di un povero disgraziato, disoccupato, sfrattato da casa, con quattro bambini piccoli. Ma che ha fatto i puffi? Tu me fanno appena? Anche a me mi fa pena. Fa tre giorni che non mangio, non mangio. Se mi leva anche il centurione, come faccio a campare? Tenga quello, lasci andare. No, la prego, la please, no. Dice sì, mi fa piacere. No, mi non posso accettare, no. Insisto. E che devo fare? Se proprio insiste, ma se è la prima e l'ultima volta. Namo, c'è pastis gay. Però... Collega, ma che succede? C'è qualche problema? Oh, niente, ho pizzicato un abusivo. Quando hai presa quella divisa? E l'ho presa, è la mia. Ma com'è possibile? Ma sta divisa non si usa più da 30 anni, l'hanno abolita nel 70. No, e mica mi hanno detto niente a me. E allora è quello. Siamo! Fermi, disgraziati, fermi! Mi ammazzati! Ma cosa è successo? Niente, è successo. Vanno solando. Benvenuti a Roma! Amicione, c'è ancora un bello scatto, eh! Ammazza, Bru, tu vedi il centurione, dovevi far cavallo! È incredibile come ci cascano ancora! E no, ci sono cascati con tutti i garzari! La solita battuta. Che è successo? Fanno gli spiritosi. Hai visto? Vendersi, no? Telefonare Bruno ore pasti. Guarda che ci hanno scritto. A Bruno magna pure tranquillo. Dammi una mano. A Bruno, ma tu veramente speri che qualcuno se lo compra sto reperto archeologico? Che no, qualche filippino. Pure che mi dà 400 euro. Io ammollo subito con tutti i buffi che c'ho. Mi fanno comodo. Aia. Sì, ma non ci pensai ai sordi. Oggi a Tor de Valle fa merbotto! €100 euro su pendolino vincente! 100 per 1000 pendolino vincente! Ma va là, ma quale pendolino? Oggi alla seconda corsa vince Pokémon! Ah, che è? Cavallo a dondolo nel Conte de Blanc! Non ha vinto mai in carriera! Non sai perché? Perché lo tenevano in una stalla d'ostia! Ma Pokémon è allergico alla salsedine! Ascoltami me. Ora invece sono due settimane che l'hanno portato a Rocca di Papa in mezza collina. Vedrai che la musica cambia. Oggi vince sicuro! Ah, genie, ma Stefragnacci tu come sei? Me lo dice il mio computer. Ma quale computer? Per vincere la corsa ci vogliono tre cose. Uno l'intuito, due il coraggio e tre... La memoria che non c'hai. La memoria. La memoria, ma io che devo fare? Confermo, 100 euro sul pendolino vincente. Alla penultima curva in testa pendolino. Seguito da Fiat e Tolomei con in terza posizione Pokémon. E vai, c'è! E pendolino non molla! Mancano poco più di 200 metri. Pendolino si avvia alla vittoria, ma ecco che all'esterno esce in progressione Pokémon. Supera Fiat e Tolomei e si affianca a Pendolino. I due lottano testa a testa, ma Pokémon è irresistibile. Allunga ancora in taglia per il primo traguardo. No! Scoppio da naso Mara! Salvano la madre, qua zoccolona. Ehi, e vai, ho visto! Alla grande! Alla grandissima! Ma quanto hai vinto? Eh no, niente, sono in bianco e non ho potuto puntare. E allora perché sta a fa sta ola? Non lo so, vabbè, così per autostima. Ma va tappia, Conte de Blasi. Ehi là!
Congratulazioni. Finalmente il suo Pokémon ha vinto una corsa. Grazie, grazie. Ma io non c'entro niente. No. Il merito è tutto del mio nuovo allenatore. È fantastico. Ha scoperto che Pokémon era allergico alla salsedine. Ha trasferito la stalla a mezza collina. A Rocca de Papa? Esatto. E dici? Ingegnere, com'è che funzionano queste cose del computer, sti pronostici col mouse WWF, no? No, WWW. Una volta si chiamava WWF, io me lo ricordo. Ho inventato un programma micidiale per vincere ai cavalli. Ci ho messo dentro nomi, pesi, antenati, allevatori, allenatori, drivers, corse vinte, corse perse, gruppi sanguigni, segni zodiacali quando cagano, quando pisciano. Cioè, ma tutto un grosso minestrone, capito? Dove c'è tutto dentro, insomma. Così il computer indica sempre per ogni corsa il cavallo con le più alte probabilità statistiche di vincere. Ecco, ma non sarà che il tuo computer ha azzeccato Pokémon e botta di culo? Culo informatico, ma sempre culo, no? E te pare Pokémon? Ah. A noi queste botte non ci capitano mai. Per una volta che incontriamo uno che c'è le chiappe vincenti. Ingegnere, non è che ti interessa entrare in società con noi due? Magari, io sono un povero studente fuori corso e fuori sede, quindi mi mantengo con l'assegno mensile che mi manda papà. Presa. Che? Domani ad Agnano, la terza corsa, c'è un cavallo che non può perdere. Aga Khan. Amandrà, ma butto via sto giornale. No? Cavalli e corse. Ma non avevamo deciso che d'ora in poi si lavorava col computer dell'ingegnere? La forza è l'abitudine, però vi devo dire che a me questi pronostici computerizzati mi lasciano molto perplesso. Perché il bello della scommessa è che tu leggi, annusi, intuisci, pensi, ci ripensi, dubiti, ti illudi, decidi, ti tocchi le palle, giochi... E perdi. Esatto. Invece col computer si vince matematico. Speriamo, amico de paperis, speriamo. Ah, Mandrà, m'offriresti in tramezzino? Sto a digiunare stamattina. Ma se la butti sul patetico, certo. Posso accodarmi anch'io? Ma certamente, c'è qualche parente, fai qualche telefonata, ammazza. Andiamo, morti di fame. Che società, oh, la Caritas S.P.A. Andiamo, va. Leggetemi il gioco, eh? Passerotto! Passerotto tutta sola, mi sei mancata. A quest'ora ti presenti. Ma dove sei stato tutto il giorno? Ma non si sente dall'addizione a Cinecittà a lavorare con questi miei colleghi. Micione, lo conosci, l'ingegnere. E che film era? Un film d'antichi romani, Il Centurione, vero? Lì, tutto ambientato al Colosseo, una bellezza. Sì, ci hanno fatto correre. E Marciana Fatica! Sì, vabbè, senti, Centurione, vai dietro il banco, per favore, che tutto il giorno che sono da sola, c'ho pure il lavorante malato. Prego, un tramezzino di una Coca-Cola? Sì. E voilà. Boh, non si famo conoscere. Senti, ma tua moglie non lo sa che gioca ai cavalli? Sì, ma credevo smesso, se si accorge che gioca ancora a metrita. Comunque quella non è mia moglie. Lui una moglie che ha attritata per colpa dei cavalli. Già c'ha una. Sì, e anche lei c'aveva un bar. È stato il più grande amore della mia vita. Il bar. Quella si accorgeva sempre quando giocavo, sempre. Devi sapere che lui quando perde i cavalli... No. Calma, piaccia. Sì, ma c'è poco da ridere, sa. Trovarcesi dentro un macello. Fortuna ha voluto che poi ho incontrato questa poveraccia della Uretta e... Capirai, quel giorno avevamo vinto la Tris, ha fatto un figurone, facevo i scintille, facevo zitti, zitti. Scusa, ma perché hai scelto un'altra barista? Perché io con le padrone dei bar mi ci sono sempre trovato bene. Sì, lo so io perché, per via della cassa. Anche. Senti, cosa hanno preso i tuoi amici? Due tramezzi. Sono 2,50 euro. Tieni, paga con questi, vai. Alla cassa, vai. Ecco qua, signora Lauretta, sono 3 euro. Ecco il resto. Grazie. La mancia. Il resto mancia per il ragazzo. Grazie, dottore. Ci vediamo a Cinecittà, eh. Ma cosa fa quel cretino dell'amico tuo? Mi prende in giro? Ma chi? Micio. Ma non si permetterebbe mai. Ma scherzi, Passerotto. Guardami negli occhi. No, tu non me la conti giusta. Secondo me tu giochi ancora ai cavalli. Io? Ma Passerotto, come ti viene in mente? Tutti sanno che i cavalli mi hanno rovinato, come potrei pensare? Lo vedremo questa notte. Beh, non è che posso garantire al 100%, però voglio dire, io magari ce la metterò tutta, Passerotto, perché, sai, il cinema stressa e uno si sente defaticato, poi uno si alza alle 4 la mattina e tutto il giorno sotto al sole con quei gonnellini d'antichi romani, l'elmo, la daga, la biga, i cavalli che corrono, e quando non corrono che dura. Thank you.
fregato un'altra volta la divisa? Io? Ma sta scherzando? Ma Marco non mi fa incazzare! Oggi c'è il raduno dei veterani, mi dovevo mettere la divisa e non l'ho trovata! È una festa di carnevale. Da carnevale a giugno! Guarda che mai stufato, sa, sono 35 anni che non fai niente, non lavori, sei buono soltanto a perdere di cavalli, se vuoi! Ma io sto in pensione, mi dovrei riposare, godermi la vita, e invece me la avveleni tu! Augusto, lascialo perdere, sto porello! Porello? Porello. Magna, beve e dormi a sbafo a casa mia! Ma adesso basta, Te devi mettere a lavorare, la devi piantare e scommettere i cavalli! Vabbè, papà, ci provo. Non ci credo! Non sei capace! Scommetto! Non prima che gli spacco l'ossa questo! Ma com'è che c'è sta fissa dei cavalli? Forse perché nonno faceva il verdurino. Fin da piccolo! Te rifiutavi di mangiare la carne equina. Per rispetto, poteva essere un cavallo vincente, un campione. E poi, amante, ricordi, io non giocavo a scacchi perché a me mangiare il cavallo proprio era una cosa che mi faceva proprio... Eppure Sandra, l'ex ragazza tua, c'aveva una faccia da cavallo. Oh, Sirfide, parli proprio te che il colesterolo dove mi sono la stecca dell'olio. Marco, piantala, che gli aumentano i complessi alla pupa. Ah, mamma, mica è colpa mia se c'è un culo così grosso e tra un po' gli danno la targa. Che nottataccia. A chi lo dici? Tieni, grazie. Ecco la camomilla. Grazie, passerò. Hai fatto bene a non garantire, va. Oh, non è che hai giocato ai cavalli, Ma no, sono state le uova. Sì, le uova. Tutte quelle uova. Tutte quelle uova. Oddio. Pronto? Chi cerca? Bruno Fioretti. Da Cinecittà. Glielo passo subito, Cinecittà. Sì, pronto? La mi dica, la mi dica. E l'aiuto Resistenza e Firelli. Dia pure. C'ha qualche buona notizia da darmi, Sono tutti toscani. Dica, dica. Stanotte il computer l'ha partorito. Oggi ad Agnano il cavallo da giocare non è Agacan, ma Brigantello. Non può perdere. Ma lei mi dà una notizia meravigliosa. Sì, per renderla meravigliosa ora ci vorrebbero anche i soldi da puntare. Vabbè, per la parte economica ci si mette sempre d'accordo, via. Sarò lì fra un'oretta, il tempo d'arrivare. Grazie ancora e mi saluti tanto il maestro Franco, Un altro film? Sì, il costume pure questo. E che ruolo sarebbe? È il ruolo di un brigantello, una parte piccola, però vanno uno alto, quindi... Pronto, macelleria Rinardi, chi parla? Sono il maggiordomo di casa Savoia, non Savoiard, sì. Volessimo comprare un po' di carne, lompate, pulpette, per fare un bel secondo, insomma. Amandrà, t'ho riconosciuto. Sti giochetti li potevi fare con mio padre, Manzodin, come lo chiamavi te. Mamme, non me freghi. Vai, micio, fase numero due, tocca a te, vai! A capo giù, che detto da me è una metafora. Che c'ha delle belle bistecche? Ma quante ne vuoi? C'ho delle fiorentine che te si sciorgono in bocca. Prese, me ne servono una ventina. Pronti. Aspetta. Vai, e colpisci, ok. Ecco qua, so 10 chili, tondi tondi. Buongiorno. Buongiorno, batte sto scontrino e arrivo, Sono 210 euro e 55 centesimi. Pronto. Bambam, che macello! A secco, ma che è successo? È riesploso il caso della mucca pazza! Oli morte, ma fammi un po' vedere. La mucca pazza? Ma che sta Dio? C'è scritto qua, il ministro della sanità vieta la bistecca alla fiorentina. A Fiona una mignotta! Ma che me volevi avvelenare? Ma io non sapevo niente! Per forza! Leggi solo lo sport! A famone! Arripiate sta robaccia prima che te do una capocciata a fronte che t'appara la scritta Game Over. Puntore! Ma come sabato 10 gennaio 2001? Pronto, macelleria Rinardi, chi parla? Amanzoni. Non fare quella faccia, su, non te la via così. Se proprio te la vuoi via, via da under qui. Arecchie panate! Oh, hai visto il milanese? Ehi, del bar! Eccola! No, non vince!
Oddio, sta a parlare col Cozzaro Nero. Con chi? Cozzaro Nero, Nino Diamanti. È uno strozzino che vende le cozze a Fiumicino. A strozzo? Ma che è cozza a strozzo? No, nero lui, nere le cozze, l'ho chiamato il Cozzaro Nero. Ci vediamo. Uè, te, milanese. Quella, te chi mandrake? Cos'è che c'hai bisogno? A quanto lo dai, brigantello Vincente, alla prima di Agnano? Brigantello... tel chi? Brigantello te lo banco a 5. D'accordo. D'accordo, ma cos'è che vi giocate? Questi. Uè, ma cosa l'è sta roba? Sono 10 kg di bistecche. Valore 210,55 euro, regolarmente pagati. Ma per piacere, con me ci vogliono i contanti, i danè. No, aspetta, milanese, veniamoci incontro. Per 150 euro, te hai viste fiorentine? Ma che c'è, sta pure a pensare? Oggi manca la cicoria, c'è mica sti prezzi. E allora facciamo così, 100 o non se ne fa niente. 100? Che va? Namo, ah. Vabbè. All'ultima curva, Agagan è sempre saldamente in testa. Aspetta, Bifede. Vedrai. Ecco che Agagan imbocca la dirittura d'arrivo e si avvia davvero trionfatore verso il traguardo. È primo e nessuno può insidiarlo. Ma c'è di schianto! È incredibile! C'è il ritorno di Brigantello che passa in testa e vince Brigantello! C'è Non si cade, eh? Ah, Milani, sgancia. E one, e two, e three, e four, e five. Sono finiti i tempi cupi. Questi sono i miei. Ma come i suoi? Amici tuoi vedono da un sacco di soldi. Ma che sacco, un sacco? Un sacco, saranno 2000 euro in sacco. Euri. E gli interessi non ci calcoli? Guarda che io quando presto i soldi ci voglio guadagnare. E quanto ci vuoi guadagnare? A tutt'oggi mi dovete dare 15.000 euro, meno sti 500. Oh, e io che c'entro? Guardi che questi soldi sono anche miei, siamo in società. Non puoi capire. Mi dispiace, ma non si entra dentro una società piena di debiti. Ci vediamo, ragazzi. A Cozzaro Nero. Salutami Yolanda. Chi? A via del Cozzaro Nero. Ma che veridete, che veridete che non ci avete manco l'occhio per piangere. Guardate che c'è ragione coso là, il cozzaro nero, non c'è proprio niente da ridere. Ah, c'è nemmeno male che ancora c'è niente da ridere. A palle sudate, te li da male, eh? E tu come lo sai? Si vede. Che? Guarda che roba, mezzi di calzoni pare che c'ha la che nebbia. Ah, che c'ha pure due fragoline. Ah, addio. Frank Sinatra! Oh, ciao, Andrà, non pensa che non te vedevo, pensa che te resista male. Sì, col casco e senza fischio, ci avrei tanto bisogno, insomma, una posa. Sì, con sta barba te potrei infilare in una pisciuta frati. Che è San Francesco? No, è il ritorno di Padre Pio. Andiamo! Ragazzi, la pausa dura un'ora, non un'ora e cinque, e non insossati i vialetti. E quando avete pugnato, l'assassino ha riportato l'arcestinaro. Ma se l'ho spiegato? Cerioni, che nel cestino tuo ci sta la pera? Sì. Fai staccare con la mia merendina? Sì, però voglio pure il formaggino. Se mi dai pure uovo sotto? Pure. E beh, tu c'hai la glicemia, te lo puoi mangiare. Invece il formaggino con la glicemia è una mano santa. E che c'è? Volevo soltanto appoggiare un attimo. Oh, mica sono un ladro, eh. Ho capito, ma questa è la macchina mia, mica il tavolo d'una trattoria. Santarelli Aurelia. Fioretti Bruno? Ma li morti. Ma come sta? Mannaggia, ciao. Ma che, beh, accomodati. Ma che piacere, che te riconosci vestita così? Te sei visto, te? Che stai a fare? Sto a fare un distretto di polizia. Io un padre pio, ma pio poco. Ore, ma più tempo passa e più te fai bella. Ma come? Tutta sta bellezza mi posso servire a qualche cosa. So 15 anni che cerco di farmi notare, ho rimediato solo qualche genericata. Ma è un pianto generale. Che poi invece io penso di essere brava come attrice. Ma certamente. Che quando in televisione vedo certe incapaci negate che fanno carriera mi piana rabbia. Ma carità. Ma sai che per far carriera bisogna che sei pratica in quelle cose là, pubbliche relazioni.
Abru, se ero brava nelle pubbliche relazioni invece di fare l'attrice mettevo le inserzioni sul Messaggero. Niente compromessi, eh? Ma perché te? Ah, io. È che quando c'è stata fare un compromesso, non so perché, ma dalle mani mi parte sempre la pizza. E fai bene, fai bene. Fai. Aurelia, dai, sbrigati che siamo pronti. Arrivo. Devo fare una scena fondamentale. Apro una porta e dico, buongiorno, commissario. Beata te, io devo far coro, mezza stico atti dei frati. Ah, Bru, sto mese sto a teatro, a testaccio, se te capita. Che fai, la maschera? Programma, programma. Faccio l'attrice, sono Ofelia in un Amleto d'avanguardia. Una rilettura. Ma perché avevi letto già? Ciao! Ciao, Gori! Amleto! Essere o non essere? Ma è questo il problema. Che ne dite voi, fratelli? Pronto? Ciao, Micione, dove sei? A Cavannelli! E il computer dell'ingegnere ha partorito un'altra volta! Arma letale! Corre sui 1000 metri alla prima corsa, ti interessa? Mi interessa sì, ma con quali soldi lo giochiamo? Alla grande! Oggi mi è arrivato l'assegno sul mensile di papà! A me invece mi è arrivata la botta di culo. Siccome mamma stava poco bene, mi ha mandato a fare la spesa. Oh, capisci da solo, capisci? Vabbè, io mi gioco tutta la genericata, 150 euro. Ma anticipate voi? Sì, non ti preoccupate, teniamo un formato. Allora, ragazzi, come abbiamo provato? Voi siete frati e cantate in coro. Vi voglio intensi, commossi, mistici, eh? Ma c'è io, detto mistici. E me pare mistici, è il formaggino. Era duro come un sercio. Motore! Hai partito? Chuck! Ritorno di Padre Pio, episodio 1271 prima. Azione! Regina peccatorum illumina il lato oscuro del nostro cuore. Pronto, sì, te sento. Amen. So partiti. Arma letale è nato subito in testa. Non sai quanto core. Che Dio lo benedica. Nei secoli dei secoli. Ma che stai a pregare? No, sto a fare una fiction, ma tu non ti preoccupare. Vai tranquillo. Nel lato dei cieli. Stiamo ai 500 metri. Arma sempre primo. Ha staccato tutti. Pare un proiettile. Gaudemus con spirito santi. Mancano 300 metri. Stiamo a vincere facile. Gloria in excelsis Deo. Stiamo ai 200 metri. 100 metri. Cori, cori. E mo questo dando uscito. Arma resisti. Non mollà. Non mollà. È secondo, è terzo, è quarto, è ultimo. Eh no, ma così si fa però. Stop! Eh no, ma mi sono giocato pure Kyrie eleison. Frank Sinatra, ma chi m'hai portato? Caccialo via, via! No, scusa Frank, te giuro, non succederà mai più, te lo giuro, Frank. Avandrà, non hai capito. Tu con me hai proprio chiuso. E se ti vedo un'altra volta in città, te faccio. Così, hai capito? Capito, capito. Insomma, io gliel'avevo detto a Micioni, il computer era tarato solo per il trotto, eh? E invece no, lui ha voluto vincere anche al galoppo, ingordo. È tutta colpa sua. Ah, mossi il computer l'ha toppato, è colpa mia. No, la colpa è mia che vi ho dato retta. Se no, con Sciupolo che giocavo 150 euro su un cavallo che arriva ultimo. Se fosse la prima volta, sei abbonato all'ultimo. Fare commenti. E poi che te sei giocato? Guarda che i 250 euro l'ho cacciato io. E manco me l'hai ridati. Shhh, cos'è tutto sto casino? No, niente, amore, stavamo parlando di globalizzazione, politica, ci si infervora. Eh sì, ho capito, però siamo in un locale pubblico. Buongiorno, mi dica. Buongiorno, c'è un telefono a scheda qua? Sì, guardi, è lì dietro, a destra del bancone. Grazie. Ragazzi, io l'ho sempre detto, computer. Sto computer, a me non mi ha mai... Ma cosa c'entra il computer? Mai. Dimmi a me. Vabbè, allora sarai tu che non lo sai usare. Ma che dici? Io sono un genio dell'informatica. Ah sì? E allora dammi un'idea geniale. Perché quando torno a casa mio padre scopre che io ho fregato i soldi. Pronto? Dottor Nicolis? Sono Fella. Antonio Fella. Sì. Ha ragione, me ne ero dimenticato. Dottor, mi scusi, se senza fare nomi. Sì, ma è un'altra voice. Ma regà, non insozzate i violetti, riportateci a stare. Non chiamo dal mio cellulare. Sono in un bar di Roma, telefono a scheda. Dottore, tengo la busta con 2500 euro. Vuoi avermi mai scappare? Diciamo, tengo la busta generico. Sì, è meglio. Non è che sto agitatissimo, non ho mai fatto una cosa del genere. Come?
Meglio che non la faccia più, forse questo pure è vero, sì. Dottore, allora rimaniamo che ci vediamo domani mattina alle 10 là. Arrivederci tante cose. Dottore? Non mi ricordo più dove. Quale ministero? Lavori pubblici. No, stia tranquillo, dottore, tanto telefono a scheda. Sì. No, non si preoccupi. Sì. Sì. Terzo piano, stanza 120. Stia tranquillo, massimo riservo, dottor Miccolis. Sono confusionato, senza fare nome, che ne so, l'agitazione stessa. Sì. Pronto? Pronto? Sì, non dai, scherzo. Vi interessa una mandragata cotta e magnata? A stronzi. Silenzio ora, ecco la vaga Ofelia. Infa, ricordati di tutti i miei peccati nelle tue orazioni. Mio buon signore, come sta vostra altezza dopo tutti questi giorni? Lo ringrazio niente, bene, bene, bene. Monsignore, ho qui certi vostri ricordi che da tempo volevo restituirvi. Prendeteli. Ma no, io no, non vi ho mai dato nulla, io. Nulla! Chi è? Chi è? Oh! Ma sì, mio degno signore, sapete bene. Se non siete preparati, state a casa a guardare Bonosi. Questa è roba importante. Questa è una rilettura coi controcazzi. Aure, la posso dire una cosa? Mica t'offendi, eh? Vicino a me in platea c'è stava uno che ha russato, ha dormito tutto il tempo. Moraccio, però può succedere, no? A Brum, a te te so piaciuta? Tantissimo. Interpretazione magica. Come a Roma. Sì, però tutta sta magia non è che mi è mai servita a niente. So anni che faccio i teatrini, gabarè. Non è mai venuto né un produttore né un regista, niente. Sì, ma stasera sono venuto io, però. Vabbè, ma tu mica sei un produttore. Sei un amico. Beh, st'amico stasera ti è venuto a offrire una parte. Tu, a me? Sì, una brasiliana. Una brasiliana? Donna Flor? Nonna Flor. No, è una giovane, buona, Cudezzi. È buona come te, no. De meno Ronaldinha. E magari. E dai, non mi tenere sulle spine. È una brasiliana che è venuta a Roma, no? Tutta piena dell'usao, che viene qua, non sa come andare avanti, si degrada fino al marciapiede, capito? Ma che è sarda? Che mi è venuta sarda? No, è che non conosce la lingua e allora si sente un po' spaesata. È ancora sarda? Sempre sarda. Oh, ma l'attrice sei te, mica so io. Vabbè, ho capito, è un posto al sole. Al sole? Alla sola. Avanti! Scusi, è questo l'ufficio di collocamento? No, signori, questo è l'ufficio licenze edilizie. Non è possibile! Vuol dire che ho fatto questo viaggio a vuoto? No, signori, si calmi. Se lei mi spieghi il problema, possiamo risolvere. Io sono brasileira. Sono appena arrivata in Italia, non parlo tanto bene vostra lingua, sento un poco spaesata. E cerco lavoro. Questura ha detto me va all'ufficio di collocamento. Sì, ho capito, signori, ma questo purtroppo è il Ministero dei Lavori Pubblici. Appunto, date lavoro al pubblico, assunção pubblica. Signori, fosse per me, io a lei un lavoro ce lo darei pure subito. Però purtroppo l'ufficio che lei cerca è dall'altra parte di Roma. Ma non è possibile! No, ma non faccio così, non si metta a piangere, signorino, mo. Venga qua, noi andiamo a prendere un bel caffè e risolviamo il suo problema. Io, onestamente, ho molte conoscenze per l'ufficio di collocamento. Siamo molto buoni. Mox, signorina, pure lei è molto buona. Anzi, è buonissima. Venga, venga. Vedrà, bella signorina, che razza di caffè speciale. La macchinetta sta qua, sulla sinistra. È quasi meglio di quello vostro brasiliano, Ma de verdad, muy obrigado, dottor. No, non mi chiamare sempre dottore, mo. Chiamami Nicola, no? Nicola, sta buono, Nicola. Gabriella Cafu. Cafu, come il pendolino. La pendolina! Avanti. Buongiorno. Buongiorno. Desidera? Posso fare nomi? Certamente. Faccia.
Dottor Miccolis? Faiella, Antonio Faiella. Chiudi la porta. Chiudi. Sacco. Allora? C'ho quella cosa. La busta, la portata. E dove sta? Addosso. Beh, no, tira fuori. Oh, ma che stai a fare? Sbrigamosi! È che prima a telefono mi pareva che c'avesse un accento un poco pugliese. Lei ha perfettamente ragione. C'è cosa vuole a forse stare in questa città? Il mio dialetto è un po' imbastardito, scivola ogni tanto un buco nel dialetto capitolino, ma insomma di Cerignola. No? Sì, infatti adesso parla proprio bene, proprio lei, spiaccicato. Ma Cerignola è provincia di Bari. Provincia di ma che se ne è fotta? Fotta, lo dite aperto, la O aperta a Bari, noi invece diciamo fotte, chiusa. È chiusa, è tutto chiuso a Napoli, a quest'ora poi chiude. Tira fra la busta! Ci sta facendo? Per sicurezza l'ho messa in canottiera, troppi scippatori, meglio non rischiare. Qua dentro l'unico che rischia sono soltanto io. Ecco. Ma è tutta qua un bagnata. Giornata troppo umida, non era da canottiera, l'ho messa per sicurezza per tenere bloccata la busta. Ci sono tutti quanti gli euro qua dentro. Se vuole, possiamo controllare insieme. No, mi fido, per carità. Sì. Ma siamo sicuri, dottore, che questo denaro sarà sufficiente per mettere a posto la licenza del mio principale, sì? Adesso è lei che non si fida. No, per carità, io ho soltanto riferito quello che mi è stato detto di dirle, non mi sarei mai permesso. Piuttosto mi dimenticavo, non è che potrei averne ricevuto una bollettina per dimostrare al mio principale che gli ho consegnato il denaro? Ha ricevuta? Ha ricevuto da una tangente, ma te sei bevuto il cervello. Sei diventato tutto quanto scemo. Che hai fatto? Sei dimenticato un altro tipo pugliese? Ci sta dicendo? C'è Rignolo purissimo. Cacci sta la busta. Cacci sta la busta. Ecco. Oh, ma sono quasi 5 minuti che il pollo è dentro. Ma cosa stanno combinando? Non è male questo caffè, eh? Oh, sta torda Miccolis. Dottor Miccolis, sono l'usciere. Volevo avvisarla che sta arrivando il sottosegretario. Io sono scoperto, dottore, come si fa adesso? Dammi con la busta, presto, se no andiamo in galera tutto quanto! Dottore, per favore, mani pulite, no! Dammi con la busta, presto! L'ho rimessa in canottiere, mi dovrei risvogliare adesso! E che ci vuole? Eccolo qua! Presto, vi farò sapere qualche cosa, la borsa! E qua è piena di truffatori, mi raccomando, eh! Ciao, ciao! Vieni, vieni, Gabriella, accomodati! Adesso il tuo Nicola chiama l'ufficio di collocamento! Adesso vedrai che in 5 minuti con una telefonata risolviamo tutto il tuo problema. Sì. Hai capito, bella? Adesso vedi. Oh, e lei chi è? E chi sono? Oh, Pulezza Maniglie. Chi? Scherzavo, io sono Antonio Faiella, chi era Amazzetta? Sì. Scusa, bello, un attimo, vuoi accomodarti fuori? Mi aspetti e risolviamo subito il tuo problema. Adesso ho da fare con questo signore. L'accompagno. Un momento. Ciao. Non vi ho disturbato, stavo sbrigando una pratica. Stavo praticando una sbrigatina. Che sono queste battute? La mutata. Metti a gridare, la mazzetta. Insomma, tira fuori qua, presso. Sì, a canottiere, malintenzionate, i rischi. Oh, Maronna. Che succede? Maronna. Anna già morto. Hanno fatto dei sordari in da metropolitana. No, come no? Sì. Sei fatto fottere. Voi dite fottere aperto? Noi a Napoli diciamo fottere chiusa a questo momento. Ma chi se ne frega? Ma che gli dica il mio principale? Che sei un citrone, sei. Scusate, un cretino, hai capito? Ma bello c'è un. E togliti dai piedi. Vai via, cretino. Gabriella? Gabriella, dove sei? Gabriella! Ma che sta dicendo? Alla calla, se vedi ancora l'ombra! No, Gabriella! Avandrà, ti ha dato del cretino! Dai, il cretino sarei io, dato io vado via la mazzetta. E a lui la giri massa che la mazza a mano! 3, 4 e 5. Grazie. Come fanno proprio comodo, mi scade pure l'affitto alle case. Signorina Aurelia, io volevo complimentarmi per la sua ottima interpretazione. Beh, era una bella parte, eh. Me la so subito sentita addosso. Oh, se vi servo per qualche altra sola opera, a disposizione. Ciao, Bruno. Ciao, Cori. Grazie. Brava, Ciao, arrivederci. Ma dimmi la verità, ma quella da sei... Sì, comunque no. Anche perché il giorno che ci volevo provare avevo perso i cavalli e ho avuto paura del rischiazzo. E poi perché sono sicuro che non me l'avrebbe dato. Ragionamento scientifico. Io voglio bene solo a Lauretta, ricordatevelo, Mandraghi è monogamo. Gli mette le corna solo coi cavalli. E infatti vivo perennemente con il senso della colpa.
Io per d'altro canto se vivi in una società che non... Ragazzi, non c'è più religione, c'è più generosità. Ma lo sapete che se uno ti presta 2 euro, li rivuole? No! Ma è una cosa che non c'è... Ma non lo so, dico, ma quello che tu è mio, quello che è mio, ma l'ha dato te, no? O no? Giusto, giusto! Non c'è niente da fare. Per esempio io sti soldi li dovrei restituire a Lauretta con tutte le mance che gli ho fregato. Ma che dici? Ho detto dovrei, non glieli do. Anche perché so pochi, perché lei, povera disgraziata, merita molto di più, meglio. Ma io se faccio il corpaccio, porca miseria, chiappo un cavallo vincente a 20 alla porta di luna di miele, per un mese alla porta di luna di miele. E dove la porti? A San Siro, al Coveggio, a Gnago, a Padova. Certo, se c'è un bel ippodromo a portata di mano... È meglio. Tal deg. Ingegnere. Adesso c'è la materia prima, datti da fare con il mouse. Tranquillo, sabato, dottor Di Valle, facciamo il colpaccio. Chi arriva ultimo è lo stronzo. Colpaccio! No, no e no. Sabato tu stai con me. Ma passerotto, sabato devo fare un provino da protagonista per una fiction. Ma non me ne frega niente della tua fiction. E poi per favore, guarda, stai sempre a fare dei provini e non ti prendono mai. E se questa fosse la volta buona? No! Guarda, lo sai, da più di un mese, sabato a Montecatini i miei festeggiano le nozze d'oro e non possiamo mancare. Montecatini? Senti un po', Paella, ma quei soldi che io ti ho dato, tu li hai consegnati a Roma a quella persona, al ministero? Sì, quella persona che parla mezzo romano, mezzo pugliese. Romano, pugliese? Di origini pugliese. Disgraziato. In mano a quale delinquente hai consegnato questi soldi? A chi li hai dati? Delinquente, lei è una bravissima persona, neanche le ha voluti contare i soldi. Solo che appena ha bussato l'usciere si è innervosita e mi ha stracciata la camicia. Ragioniere! O colletta. Sai chi mi ha chiamato mezz'ora fa da Roma? Non lo so. Micolis. Non sapevo. Sai perché mi ha chiamata? Che mi ha detto che lui i soldi da te non li ha avuti perché tu gli hai detto che te l'hanno rubata in da metropolitana. Non l'ho detto, quando mai? No? No, no, no. Dove stanno i soldi che ti ho dato, Faella? Dove hai messo i soldi che ti ho dato? Non penserà mica che me li sono tenuti io. Zitti! Tutti e due? No, solo tu, zitto! Parla, avanti, come faccio adesso io a costruire questa villetta senza la licenza edilizia? Come faccio? Ti aiuto io. Ma sì, come fa? Con la cazzuola. Risolvimi questo problema, Faella, risolvimi questo problema, sennò te la caccia. Te mando in mezzo alla via, te la caccia! La camicia! Ma lo sta! La giovezza! Zitti! Tutti e due? No, solo tu. Sempre con. Mamma mia, bene. Ma come si fa? Come si fa? Io non lo so. Non lo so neanche io, non lo so. Dovevi fare la cosa più semplice di questo mondo e te fai fa fessa. Ancora non ho capito come hanno fatto. A te fa fessa? Andò, tu mi credi, non giovo proprio niente. Lo sai, non dici mettere pure tu, per favore. Comunque t'hanno rubata, andò, con tutta la canottiera. Non un'arma si pazza, calma. Calma, va bene, andiamo avanti. Dopo che hai fatto? Che ho fatto? Sono scesa alla pensione Campidoglio. E poi? Poi ho preso il numero della stanza e sono salito subito in camera. E poi? E poi ho preso il cellulare. Con cellulare? E che l'hai pigliato a fare? Per mi fare la barba. Povera? Povera, può fare una telefonata, lo sa. E a chi hai telefonato? Ho telefonato a Micolis. E loco, io? Ecco qua, io. E io qua mi sento che hai fatto una fossaria. No, invece proprio per non farlo ho deciso di farlo da un telefono a scheda. E sono andato in un bar. Vabbè, e c'è stata assai gente? No, non bar, niente, un piccolo gruppettino di persone, secondo me erano turisti. C'era uno che mi fissava insistentemente. D'Uricchione? Probabilmente. Guarda, ma che cosa? Anzi, adesso che ci penso, uno di questi redare qua, sai a chi assomigliava? Proprio alla stessa persona che il giorno dopo al ministro... Andò! Non parlare, lo sa. Pensano, ma non lo dire. Andò, io non parlo, lo penso. Tu guardami buon in dall'occhio, andò, che sto pensando? Che l'ho fatta e non la dovevo fare. Però che può fare? Quando uno la fa, il fatto è che l'ha fatta. Comunque fatti hai fatto due. Andò, ma che hai fatto? Ci hai fatta la stronzata. Senti un po' che questa la sai sicuramente. Mitico cavallo del trotto italiano, 7 lettere. Comincia per V. V. Var. Bar. Ma non so, Varese. Varese, un cavallo che si chiama Varese, ma dai, poi Varese c'ha 6 lettere. Vabbè. Guardi, la parola è Varenne. Varenne, come si scrive? Varenne. Varenne, ci sta, grazie. Vedi che facilissimo, lo sanno anche i bambini. Tu invece non lo sapevi, eh? No, che mai sentito? Io non mi interesso più i cavalli, lo sai. Vabbè, adesso dove vai? A cercare un vagone fumatori, qui.
Ci trattano peggio degli appestati. Allora, come andiamo, Jonathan? Eh beh, insomma, qui all'ippodromo di Montecatini c'è un fattore a rischio che mi dà da pensare, eh. Sarebbe? L'acqua. L'acqua? La famosa acqua di Montecatini, notoriamente lassativa. Lassativa? Lassamo verde. Lassamo verde? Ma che lassamo verde? C'è un sacco di soldi, entusiasmo bisogna essere. Ma molto male che i cavalli li portano lì ai terme, a mezza pensione, buongiorno, gli fanno bere l'acqua. No, mo' gli danno il vino. Bruno? Passerotto. Senti un po', movimento del corpo, 9 lettere. Cagarella. Oh, ci sta. Ah, Bruno, grazie di essere venuto. So che lei è tanto impegnata con il suo lavoro. Guarda, guarda, signora, al suo anniversario non avrei rinunciato per nulla al mondo. Signor Romualdo, tante felicitazioni. Grazie, grazie mille. E poi si prende cura della mia lauretta. Come non potrei. Il pranzo in tavola, se ci vogliamo accomodare. Dai, ora. Fame, fame, eh. Famona, famona, famona. Dai, Bruno, muoviti. Eccomi, passerotto, vengo, vengo. Ah, ho inciampicato! Oddio, poverino! Oh, oh. No, no, niente, niente! Oh, mio Dio! Vai a sciacquarti alla toilette. Sì, la toilette, bisognerà andare perlomeno in tintoria. Ma dai, ma sei un imbranato! Ma non, voi non vi preoccupate, però, niente panico. Voi adesso sedetevi, continuate pure a mangiare, tranquilli, festeggiati, vado in albergo, no, mi cambio e poi ritorno. Ma non vi preoccupate. Giovane, un taxi, per favore. Certo, certo. Lui, giovane, mi... ho detto... scusate, la reggo io, Un taxi, via. Andate, non permetto che rimaniate qua. Andate a festeggiare. Allora. Divertitevi. Io arrivo subito, tanto sa. Subito. Tieni, Reggio. Sorvole, sono le due passate, ma quando arriva Mandrake? Eccolo. Era ora, Eccola. Oh, ma che sei uscito dalla torta? Sì, sono dolce dolce. Allora, hai studiato? Sì, come va va. E come va? Che ne so, non lo so come va. Come va va è il nome del cavallo che dobbiamo giocare. E vai, 2000 euro su come va va. Vai. Ormai siamo in prossimità del traguardo. Il gruppo è ancora compatto, escludendo come papà, che è ultimo, largamente staccato. Con un poderoso allungo, Alcazar si libera di Caruso e vince. Terzo Peter Pan, ultimo come papà, che non è mai stato in corsa. Ce posso credere, ultimo. Si è combinato sto computer. Oh, io l'avevo detto che su Montecatini non garantivo. Ma ho capito perché sei uno studente al decimo anno fuori corso. Perché sei insomaro. Senti, guardate un po' come va. Guardatelo bene. Non ricorda niente? Sì, e ci ha fatto perdere 2000 euro. Ma chi se ne frega? Mi sta venendo in mente un'idea che è altro che 2000 euro. Una super mandracata. Guardate bene come si muove, guardate le orecchie. Guardate come... Ma sì, guardate a me come fate, guardate là. Guarda il colore. A chi somiglia, dai, Pokémon! Esatto. Sono identici. Basta, basta! Questa è l'ultima corsa della sua gloriosa carriera! Gli ha ragione, commendatore, questo ronzino è proprio negato. Più tu lo frusti e più va piano. Con quello che mi costa di piedestarla, farei meglio a mandarti al macello! No, 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 all'ammazzatore no. Ce lo vendano. Volete comprare come papà? Ma è un brocco! E parla educato, perché più che un brocco è proprio una pippa. Comunque pippa o non pippa non interessa. Quanto vuole per l'animale? Per questo campione? Datemi 2000 euro e ve lo portate via. Pena pippa. Famo 1500, via. Via, 1500 e se ne parla più. Staremo un altro giorno senza mangiare. Se ci può dare un po' di resto, perché questo... Però non è mica giusto, Il finanziatore dovevate essere voi, invece ho finanziato io col mio computer. E non sei contento? A forza di dare retta al computer se stavamo a rovinare. E tu saresti quello che ha chiuso con i cavalli? Lo so, cazzi tua. Sempre per farla educata, no? Passerotto. Posso spiegare? Ma che cosa vuoi spiegare? Che cosa vuoi spiegare? Sei un imbroglione, bugiardo! Ma cosa pensi, che sono una cretina? La fiction, gli antichi romani, i briganti, tutte balle! Sì, balle! E io ho fatto sempre finta di crederti, sì. E lo sai perché? Lo sai? Perché ti voglio bene. Sì, hai ragione, Passerotto. Io
Ti ho sempre raccontato un sacco di fregnacce, però se è vero che mi vuoi bene, tu mi devi accettare così come sono, perché io ai cavalli non so rinunciare proprio. Se non li vedo, se non li penso, se non li gioco, divento scemo. Io mi sento bene, mi sento felice soltanto con loro, capito? Ma tu sei pazzo. Sì. E oggi ho fatto la più bella pazzia della mia vita. Ho comprato un cavallo. E sono proprietario. È nata la scuderia Fioretti. No, la Mandraghe Team. E sai cosa sento? Sento che questo cavallo cambierà la mia vita. Dai, proprietario. Prima di cambiare vita, cambia la giacca, che mamma e papà ti aspettano. Sì, amore, vengo subito. Hai capito perché mi chiamano Mandraghe? Io incanto, io ipnotizzo. Non mi sa cambiare. Ciao, Passerotto, ci vediamo stasera, eh? E dove vai? A Cinecittà a girare un film con Julia Roberts. Fortunatamente non ti devo raccontare più balle, vado a trovare il mio cavallo. Ma lo so, lo so. Sarai mica gelosa pure di un cavallo? Che gelosa? Vai, vai, vai. Però torno presto. Magna un po' di biale e torno. Guarda chi si rivede. Buongiorno, dottor Miccolis. Miccolis. Ma senti, Romina, non lo conosco. Forse sarà il suo sosia romano, di origini pugliesi. Questo può essere, perché... Un momento, dove vai? Restituiscimi subito i soldi, altrimenti vado alla polizia e ti denunzio. E che denunci? Che sei andata al ministero a portare la mazzetta per ottenere una licenza fasulla? Ma che non si può fare? Andiamo in galera tutte e tre. Ah. Io, Miccoli e tu. Giannabattu. Bravo, hai capito? Un momento, a Roma, voglio. Tu non mi conosci, sono un malvivente peggio di te. Statti accorto, tenga la fedina penale sporca che fa schifo. Fatta la lavare. Signore, signore, per favore, mi aiuti. Se non restituisco quei soldi, sono inguaiato definitivamente. Ma andrà a giocare per superare la lotto? E non posso, mo c'ho da fa. Anche volendo, non te li posso restituire. Non ho capito. Anche volendo quei soldi, io non te li posso restituire. Li ho persi, ce l'ho più. Li ho persi. Ma a che parte? Chi? Lei. Chi parte? Nessuno, papà. Dove li ha persi i soldi? Ah, ippodromo di Montecatini. Bell'ippodromo. È molto lontano da qua. Casello, un par d'ore e mezza. Ci possiamo andare un momento? Ma che faccio? Più una lira, che me gioco? No, per vedere se per caso li hanno ritrovati. Ma non è che l'ho persi che l'ho lasciati qui e qualcuno l'ha trovati. No, li ho persi alle corse dei cavalli, capito? Ma perché lei gioca ai cavalli? È regolare. Più che un gioco, diciamo che è uno scopo nella vita, è un lavoro. Ah, beata lei che ce l'ha, eh. Che? Il lavoro, dico. Che forse non ce l'ho. È sul coraggio, c'è il fazzoletto. Non lo so. Sì, sì, gioco. Ah, ecco. Perché ritiro che. Perché i soldi non erano i miei. E di chi era? Del mio principale. Un gipalle? Principale. Del principale? Sì. Ma li mortacci sono. Eppure gli volevo dire questa cosa qua. E io volevo dire? No, quello è nervoso. Mi liquida. Se non restituisco i soldi, mi liquida definitivamente. Se perdi il lavoro, perdo pure a mia moglie. Mi liquida pure lei. Ah. Signore, mi può dare una mano, per favore? Mandraghe dà sempre una mano ai rovinati. Grazie. Cioè, galli. Bella sta mano. Mm. Ah, belle linee. Però adesso ti dice male, eh? Ma male, adesso. Però la vita è lunga, vedi? Prosegue. A dite male. Però io ci ho avuto un'idea, adesso posso far per te. Grazie. No, perché... Guardate un po' chi vi ho portato. Antonio Faiella da Napoli, nostro nuovo suocio. Olè! Olè! Vai! Grazie per il socio, ma io non sono convinto. Ma come non sei convinto? Vieni, faccio strada. No, no, no. Questo è l'unico modo che c'è per recuperare i soldi che hai perso. Che mi avete perso? Antonio Faiella da Napoli, mettete a sede. Comunque io non rimango convinto. Stai a sentire. Dunque, la prima fase del nostro piano prevede... la sostituzione di Pokémon. Scusatemi, Pokémon è un vecchio socio? No, Pokémon è il nome di un cavallo, un campione, che noi andremo a sostituire con Come va va. Cioè a casaccio. Vabbè, allora, dito prima, andiamo avanti fino a Natale. Ma cosa hai socio? Già parli. Non ho detto niente. Oh,
come va il nome di un cavallo brocco con il quale noi andremo a sostituire appunto quell'altro. A Pokémon. Esattamente. Diciamo che forse gli somiglia, è un sosia. Bravo, mi ha levato la parola in bocca, un sosia, identico, proprio identico. Ma la riuscita della prima fase del progetto dipende soprattutto dalla prestazione di Aurelia. Perché? Che devo fare? La mignotta. Che meraviglia, fa la mignotta, è sempre stato il sogno mio. Vabbè, sei contenta? Scusatemi, vorrei uscire dalla società. Ma pur qua? Istigazione e sfruttamento della prostituzione, si va in galera. Oh, ma perché mi hai preso? Io faccio l'attrice, mica la faccio la mignotta, la interpreto, vero? Certo, ah. E come le viene? Naturale. Per favore. Una volta scambiati i cavalli, noi faremo correre come va al posto di Pokémon. E siccome quello è un brocco... Chi Pokémon? Poké va. Come va è un brocco. Perderà, comincia a perdere una corsa, due corse, tre corse. A questo punto scatta la terza fase. No, scusa, io mi sono perso. Qual era la seconda? La mignotta. La prima è la sostituzione, la seconda è la mignotta. Oh, la terza fase. Pokémon a questo punto, poverello, viene considerato da tutti una pippa vivente. E nessuno ci gioca più una lira. Un euro. Ma questo lo teniamo come socio? Pesante. Le quote cominciano a crescere. 20, 30, 40, 50. A questo punto noi rifamo correre, dopo aver scambiato i cavalli, il Pokémon originale. Puntiamo pesante. E famo li botti di Capodanno. Cicatun, cicatun, cicatun. Alla grande. Cicatun, 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 cicatun. Oh, parlaci te con questo gnavaccio. Scusate, mi sarò pure ciuccio, ma io di cavalli non ne capisco. Quando la quota sale è buono, come si punta, come vengono i soci, come si spartisce? Mo te lo spiego io. Metti che noi puntiamo 1.000 euro su Pokémon a 20. Vinciamo 20.000 euro! Che diviso 5 sono 4.000 euro a testa. Noi siamo 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Cioè, vengo pure io. Sei socio? Mo mi sono convinto. Cicatum, 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 cicatum. Faccio pure io? Cicatum, 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 cicatum. Aiuto! Ma che succede? Mi dovete toccare! Ma tanto è inutile che strilli, santa, santa, uno, santa, sette! Dammi i soldi, brutta sozza! Vattene via, disgraziato, se no t'ammazzo! Grazie, signore. Lui voleva rubare i miei soldini. No, stia tranquilla, signore, è tutto finito. Senta, Teresa di Milano, come faccio ad andare a lavorare così? Ma venga nella stalla, c'è un bagno. Venga, venga. Stalla con bagno? Sì. Sì. Venga. Ecco, ecco qua, signorina. Vede? Questo è il mio gabbiotto. Lei si può dare una bella sistemata qua, può fare quello che gli pare. Guarda, adesso noi prendiamo un bel asciugamano pulito, 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 e lei può fare quello che vuole come gli pare. Come si va, prego? Anche qua, qua. Qua, qua. Anche qua, qua. Grazie mille, io adesso andare. No, 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 ma dove vai? Visto che stai qua, perché non rimani? Ti do 50 euro. No, non possibile, scusa, grazie. Ma che fai, la santarellina? Sì! Oddio mio, papone, cattivissimo, devo andare, ciao, grazie, ciao. Perché tu non stai per strada a battere? Quanto ho cercato di rubare soldini miei, ma il signore per fortuna molto gentile ha aiutato Zaira. Sì, 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 ho solo aiutata io, eh. Grazie, so tre, grazie signore. Magic sorriso per te. Aide, aspetta, cliente al po' presi. Devo andare, cliente, aspetta. Scott, Zeich, lec per moi. Diglielo, diglielo. Devo guadagnare euro per lui. Euro, Aurelia, nome d'arte. Andiamo, andiamo, andiamo. Grazie. Ozza, va, ozza, vai, vai, mantra, che, vai. Ti, Aurelia, sei stata bravissima. Anche tu. Guarda,
Io posso anche accettare che tu mi tradisca con un cavallo, ma con una mignotta no. Oh, mignotta ci sarai, ma chi è questa? Ma no, è Lauretta. C'ha il bar, c'ha la pensione, io sto lì con lei, Ah, tu stai a pensione? No, io non... No. Allora, da oggi, la pensione scordatela. No, passerò, no, passerò... beh, la chiave... passerò, passerò dopo, Dove abiti te? Ecco, tu stanotte puoi dormire qui. Grazie, Aure, sei molto gentile, sei veramente un'amica, grazie. Figurati, tanto io qua ci sto da sola. Ah, proprio sola, Ma mi avevi una curiosità, Aure? Ma tu il fidanzato ce l'hai? No, io sono spirito libero. C'ho le mie abitudini, le mie fisime. Poi non voglio rendere conto a nessuno. Brava, fai bene, perché questa è la parte peggiore che logora i rapporti interumani. Questa. Ah. Dove rende conto, quando sei nata, a che ora ritorni, ma che te frega? Dove che vada, no? A giocare ai cavalli. Ma perché giocare ai cavalli è un delitto? No, è una rovina. Se stavi con me da mo' che t'avevo cacciato. Ma siccome non stavamo insieme... Per quanto hai visto mai un giorno o l'altro? Che è? No, dico io e te. Insomma, una botta me la daresti? No, mica una, 3, 4... 5, 6, 7, 8, no? Tanto stiamo solo a parlare. Stiamo solo a parlare? Eure. Ma che veramente te credevi che io e te? No, stiamo solo a parlare, figuriamoci. Buonanotte. A dormire? Sì. No, se no potevamo continuare a parlarvi. Per quanto, metti che vinciamo, a questa gli faccio comprare un bar e mi diventa il mio ideale di femmina. O lo faccio vedere io se stavo solo a parlare. Che? No, dico, stavo solo a parlare, ma da solo. Ciao, Bru. Chi è? Ciao, Miciola, che è successo? Papà! Papà è tornato in anticipo da Santa Severa. Ha scoperto il cavallo Interbox, ma l'ho cacciato a casa. Non te voglio più vedere. Lavativo! Ah, papà, e non fa così. Forse ha trovato lavoro come Pony Express. Il Pony? Un altro cavallo! Ma io te cancello dall'anagrafe come figlio! Io te cancello! Te cancello di scritto! Ha sentito? Ma ha sfrattato. Posso venire a dormire da te? E non ti metto negativo. Lauretta mi ha cacciato da casa pure a me. Dai, ma che è la notte di Halloween? Ma adesso Pokémon, dove mettiamo? Tutto a posto, abbiamo affittato il box di una vedova che non lo usa. Ma l'affitto chi lo paga? Chi lo paga? È il socio Faglierla. Signora Sanna, a me dispiace che lei sia rimasta vedova, ma 300 euro al mese per un posto cavallo mi sembra un tantinello esagerato, fosse un bilocale. Mi avete buttato giù dal letto con la scusa dell'emergenza, adesso il prezzo è questo qua. Cosa vuoi fare? Prendi o lasci? E che posso fa? Prendo, è destino che l'ha già piglia sempre. Esatto, fermo. Ecco qua, 1, 2 e 3. Tutto a posto, Anton? Sì, ho perso altri 300 euro. Senti un po', Anton, ma nella camera della pensione dove stai? Quanti letti ci stanno? Uno solo e fa pure schifo. Ah. Perché che devi fare? Ma io do dormo. Ti fai mettere una branatina e dormi sotto a Pokémon. Ah, Faiella, a me la puzza di cavallo mi fa vomitare. Mi vedo come puzzinto, conviene, però. Otto, se stringiamo. Ma quanta confidenza, mi piace dormire largo largo. Ma io mi faccio piccolo piccolo. Senta, non esiste proprio. Ma dai, sono pure mezzo tifoso del Napoli. A me quell'altra metà che mi preoccupa. Napoli! 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 Maradona! Siamo allo sprint finale, i cavalli lottano tra di loro, vince Sandokan su Masaniello, terzo Alabama, mentre Pokémon, il super favorito, è ultimo, staccato in fondo al gruppo. E vai, abbiamo perso un'altra volta. Scusa, io non sto capendo niente, ma come quello perde voi siete contenti? Oh, allora siete cocci. È un fatto matematico, più il cavallo perde e più le sue quotazioni salgono. Quindi se la quota sale diciamo è un fatto buono. Buonissimo, ma per perdere corse è dato una stangata. Ma non capisco. È già la terza volta che Pokémon perde. Lei che lo allena tutti i giorni, che ne pensa? È strano, anche in allenamento è sempre moscio. Te credo che moscio. È un altro cavallo. Anto, è arrivato il momento tuo. Dipende perché ultimamente sto avendo momenti un po' bruttini. Fase 4, finanziamento scommesse. Signor Faiella, a fronte dei nostri 15.000 euro di finanziamento che ci avete richiesto, voi che garanzie ci date? Dottor, teniamo una casa di proprietà. Veramente tengo.
Anton, non sottilizziamo. Fai vedere l'atto di proprietà, dottore. Proprio necessario, necessario, secondo lei? Per forza. Noi abbiamo assolutamente bisogno di una garanzia, altrimenti... Certo, anch'io... Appartamento sito in Napoli, metri quadri 100, valore catastale 125.000 euro, bene. Posso riprendere? Prego. E a chi è intestato l'appartamento? Alla signora? No, mia moglie. E perché? Io non sono moglierata. Sfida, come? Lo dovete scusare, ma da quando aspetto sto piccirill non ci sta più con la testa. E sarà maschio o femmina? Non si sa. E... Non abbiamo ancora deciso. In settimana mi faccio le fotografie. Ah, capisco. E lei, signora, che mestiere fa? Attrice. Attrice? E se posso, che tipi di ruoli? Beh, ultimamente ho interpretato... Meglio non dire, altrimenti non ci danno più il finanziamento, penso io. Certo, certo. Allora, noi vi concediamo i nostri 15.000 euro e la signora, che è l'intestataria dell'appartamento, ci firma una bella ipoteca sulla casa. Casomai non riusciamo, per ipotesi, dico, a restituire questi 15.000 euro, che cosa succede? E noi ci riprendiamo casa vostra. E che ci sta a dire? Non ho capito. Vuole vedere che non me lo prendo più il prestito? Faccia come crede. Anton, ma che dici? È quello che ride sulle sventure nostre, mi indispone, ramacca. Anto, il dottore ci sta facendo un favore. E io non lo voglio più questo favore, va bene? E io come faccio? Come faccio? Non ci penso piccirillo nostro. Senza sword, capaci mamma mia sta creatura. Ma se non restituiamo i sword, o padre o piccirillo perde la casa, penso io. Ma che padre sei? Invece di pensare a figlia, pensa a casa mia. La casa è la mia! Ma scusate, ma la casa non è intestata alla signora? A mia moglie. E perché io non sono una moglierata? Non mi scordava nada, tutto. Non ci sto più con la testa, vediamoci un prestito, basta che ce ne andiamo come bruciaca. Non vi preoccupate, dottore, mio marito è pessimista, ma vi restituiamo tutto e quando nasce nostro figlio, se vi fa piacere, mi invitiamo pure al battesimo. Se posso, vengo volentieri. E come lo chiamerete? Se è femmina, come lei Ward, Rita. E invece se è maschio? Con mio cavallo, Pokémon. Oi, guaio, avevi mancato finanziamento! No! Vai! L'avevi fatta proprio fesso! Brava! E che no! Non sai che scena parevo Sofia Loren! Sì, parlava napoletano che facevi schifo! Documenti di mia moglie! Eccolo! Telefonio! Con la mia foto ha vissuto momenti di gloria, tiè! Bella gloria! E dai, Antonio, sta su, fa qua la faccia, stai per diventare ricco! Soldi che se ne vanno, ipoteca sulla casa e figura niente a tutta forza! Te cuffi contro! Antonio Faiella, se Faiella da per sé! Che risate! Chi li tiene i soldi? Logica direbbe che li dovrei tenere io! E te sbagli, questi li più io! Ma chi è questo? Il cozzaro nero! Che è venuto a riprendersi il suo tesoro, quanti so? 15.000! Manca a farla apposta, giusto giusto, quelli che mi dovevate, eh! Ah, cazzaro nero! Guarda, il 500 già ti sei presi la sala corse. Sì, è vero, ma nel frattempo sono scattati altri interessi. Vi saluto, belli. Aspettate un momento, signor Cozzaro. Quei soldi li hanno prestati a me, sono miei. A Napoli lascia perdere, tu non sei il Cozzaro nero. Come no? È quello che c'aveva la nonna famosa. Ha morto di fame. Un colletto. Si hanno prestato tutti questi soldi a un morto di fame come te, vuol dire che c'è qualche impiccio sotto. Ah, volevo fare questa indagine? No, no, non ci conviene. Io direi di lasciare le cose come stanno e di evitare polemiche inutili. Ecco, bravo, così è meglio. Ha voluto cuffà, e mo te sta bene. Mannaggia, ho tutta sta fatica per niente, è tutta colpa tua. Ah, è colpa mia, mo. Sì, sapete che c'è di nuovo, ma avete scucciato. Dammo cuscina, che è dell'albergo, prima che faccia una figura e niente pure là. E vi saluto a tutti quanti, anzi, non vi saluto perché non vi conosco e non vi ho mai visti. Anto, ma dove vai, au? Torno a Napoli ad affrontare mia moglie. E te conviene? Sarà sicuramente una tragedia, ma perlomeno non caccio più soldi. Da quando vi conosco sono diventato più leggera. E beh, vabbè, Anto, aspetta un attimo. Mangio e sfottere tu e i cavalli, mandraghe, scommessa. Tu che mi hai voluto sempre bene. Tu che sei stato sempre un vero amico. Te prego, mandami un segno dal cielo. C'è una super mandragata per le mani. Ma proprio super, 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 eh. Però non c'ho i soldi per finanziarla. Apo, ma dimmi te che devo fare. So che è dura, mandrà. Chi lo dici? Chi è? So io. Devi stare attento, perché sta per succederti una cosa terribile. Vedo nel tuo futuro un evento terrificante. Quale?
Sarva de mandrasta a pariva a mi sorella! Er Ghibli, il vento che uccide. Papà, ma ne eri morto? Sì, ma se ci vede mia sorella e ci viene addosso, siamo morti tutti e due. Ah, già. Ammazzo, è peggiorata, eh? Andando avanti con l'anno gli ha fermentato. D'altronde gli puzzava il fiato già all'elementare. Oh. All'esame di quinta gli hanno fatto solo gli iscritti. Ora li hanno fatti per telefono. Amandrà aveva accumulato più di 300 milioni di debiti. La sera quando tornava a casa c'era un traffico. Sotto al portone chilometri di fila dei creditori. Pensa che mi annunciavano pure d'Arcis a viaggiare informati. Che mi ricordo. C'era Roscio, Masticabrodo, il Ventresco. Quello? Tremendo, bella chioma. No, adesso non si chiama più così, ha persi i capelli, lo chiamano Ermaioliche. E poi nel 1992 è morta nonna durante una sola. Santa donna, quella per darti una mano sarà morta una trentina di volte. Anche io là per là, manco me ne ero accorto che era morta, ma pensavo che stava ancora a recitare. Era brava come attrice. Grande, è morta in scena. E così ho capito che se non volevo andarci mi darò pure io, dovevo sparire da botto. E così, hai deciso di morire. Ma come hai fatto? Chi ti ha aiutato? Il Cornacchia. Cornacchia, aiutami. Il Cornacchia, il cassaportaro di Viale Marcuni. Lavora bene, oh. Ha fatto tutto lui, eh? Tanto il certificato che non è una cosa. E poi la cassa da morto finta, il funerale, la lapide. Bravo. Non mica tanto, la lapide ma ha fatto il polistirolo, sto zuzzo. Però che eri morto ci abbiamo creduto tutti. Beh, quando ho fatto bene. Ho imboccato pure io, ti ho mandato una corona, ci ho speso 100.000 lire. Una corona? Una ciambella. Vabbè, basta il pensiero. Vabbè, il pensiero, però per un amico come me solo 100 secchi. Sì. Una miseria. E me li devi pure ridare, perché siccome c'è una lira, adesso mi servono, devo fare una super mandragata. Questo l'ho capito, ma io te volevo sottolineare che non c'è una lira, manco io. Te stava a dire che non c'è una lira. Ma avevo capito. Mandrà, ripeti da Juve. Ma se posso sapere dove sei stato? Non sai le peripezie per ritorno qui. Ho capito, ma... Da dove? Ho preso un volo charter, una caretta dei cieli. Quando sono arrivato non me volevano smistare in un campo profughi. Non me lo vuoi dire dove sei stato? Ho fatto un sarto in Australia, sai là. In Australia? Sì, perché me volevo rifare una vita, ma mi è venuto qua là prima. Ho fatto un sacco di debiti pure lì. Ma hai giocato ai cavalli? Ho giocato ai cavalli, ai cani, ai canguri. Ai canguri? Ai canguri è uguale ai cavalli. Solo che invece ti fa così. Cori, dai, sbriga, da via della vignetta, lì fai... Cori, dai, sbrigate, fio della migliore! E perdi uguali. Azzumpi, hai sordi per giocare due altri. Beh, diciamo che mi ho dato da fare. Nel senso? Nel senso che ho lavorato. Ha lavorato te? Sì. Ma come no? Ho chiuso una gelateria, ho chiuso una palestra. Aiuto, l'avrai aperte. No, quando ho conosciuto i proprietari erano aperte. Poi sono arrivato io, hanno chiuso. Ah, ho capito, hai esportato il mio brevetto della donna a bar, eh? Beh, qui tu hai fatto terra bruciata, ma lì, era vergine, io ho replicato. Però l'ultima mi è dispiaciuto, lo sai. Era una brava donna, una vedova di origine italiana, una moliso australiana, pure una bella gnocca. C'aveva sta pizzeria, io gliel'ho subito personalizzata, l'ho chiamata pizzeria Tordivalle. Hai da vedo come trottavano i camerieri, oh. Poi faceva pizza trisa, pizza gnano, che sarebbe la napoletana classica. Poi mi sono stufato perché io come pizzettaro... A pizze fighe, come da scommettitore. No, lì c'ho la sorta avversa, per piacere. Ma di chi è? È il mio, il tuo? Ah, io ce l'ho. No, è il mio allora. This is the answering service for Mr. Pomata. Please leave a message after the beep. Ammazza, questa ti ama, chi è? È la vedova australiana, mi sta ancora a cercare, gli erode! The time is over, thank you for calling. Chi è? Boh, mette mezzale sulla coda! Hai avuto delle belle esperienze erotiche in Australia. E oltre, ho lasciato il segno. Mi fa piacere te rincontrarti, te trovo proprio tale e quale. Anche a te, bella ma mandrà. Ma quando sei tornato? Da 3 ore, che si vede, c'ho ancora il bagaglio a mano. E sei andato subito al cimitero? Prima si visitano i parenti stretti. No, è che volevo controllare se c'era un fiore, se c'era ancora qualcuno che mi voleva bene. E t'ho trovato a te. Va bene. No, ma andrà sta cosa a me.
Ma commosso, sai? No, no. Veramente un amico, grazie, Mandro. Non fare così. A buon rendere. Tiè, c'era pure tua sorella, però. Sì, ma mia sorella la bacio dopo. Fammi prima ripiaffiato, perché ho. Te credo. Comunque, per la Superman dragata, vai tranquillo. I sordi ci sono. È tempo di rimediarli, no? È questo che mi preoccupa. Fidati. Marcello Rinaldi? So io. C'è posta per te. Ma per chi lavori? Per Maria De Filippi? Io? No, lavoro per i posti di Piazza Bologna. È una raccomandata dall'Australia. Firma qua. Good morning. How are you? May I have a place to hamburgers? Eh? Hamburgers. Polpets. Ah, polpette, sì, polpets. Prego. Scusi, ma lei parla inglese? Of course. Io vengo da Australia. Ma davvero? Pure questo viene dall'Australia? Ma va? Senta, non è che me la potrebbe tradurre, che io non ci capisco niente. A very big pleasure. Allora, there were a bit, tante, what? Oh, kill! What bottom? Che dice? Kill, ammazza, what bottom, che culo! Tu hai ereditato $1 million. Io? Sì, look here. Questa lettera viene da notaio Sir Wilkinson, Sydney, Australia. E te che hai ereditato? Look here, look. E che parlo era? Da Rinaldi Tom, figlio naturale di Rinaldi Otello. 3 chili di trippa e 2 di budello. Ma è mio padre! Che lo? Your daddy? Your daddy? That's incredible! Che bella faccia di Manzoni! A Manzoni, da ricordi poi! Come Manzodin? Man. Da inglese, man, zotin. Man, uomo. Zotin, da verbo to zot. Zotere, come dire in italiano, zotere. Papà, grande zottatore. È castigato una ragazza australiana e ha fatto frittata. E mo che devo fare per piacere i sordi? Chiama subito studio notaio Wilkinson Sydney. Guarda, look at the number. Chiamo subito lui. E chiamo subito, senti, sì. Senti, non sbaglia il numero, guarda bene. Allora, prefisso Australia 0061, numero di telefono 49722681. Numero di cellulare australiana, Pronto? Qui Roma, Italia. Parla Rinaldi Marcello. Posso parlare con notaio Wilkinson? Oh, yeah, yeah. Yeah, I'll get it for you, ladies and gentlemen. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Moglie, boia e paese tuoi. Scusi, signor? Pomato. Come tomato. Signor Pomato, scusi, ci parli lei perché io non capisco niente. Ok, ok. Hello, how are you, old sola? Yes, I'm a friend of Mr. Rinaldi Marcello. Tell me, tell me. Ci sta a cascare. Yes, with little shoes. Ammazza che coglione. Very, very, very coglione. Coglione del padre, coglione del figlio. Procede tutto alla grande. Brava, sei stata bravissima. Sì, ma ricordate che se la sala riesce, mi dovete pagare l'abbonamento ai centri dimagranti sobrino. E tocca via mutuo. Yes. Please, give me address the Italian notary. Yes, fai spelling, please. Spiccica le parole, scrivi. Notaio Magalini, allora, M-A-G-I-L-A-L-A-M-A-I-N. Vittorio Colonna 1, Street, Colonna Street 1. Ok, ok, bye bye. Thank you very much. It's ok, bye. Allora, che ha detto? Ha detto che se tu vuoi avere tuo milione di dollari, ti devi mettere in contatto con notaio. Come ha scritto? M-A-G-I-L-A-M-A-G-A-L-A. Sorry, Australia, se pare che. Notaio Magalini, Vittorio Colonna 1. Notaio Magalini è corrispondente di notaio Wilkinson a Roma. Tu paghi lui spese di notaio australiano e poi ti arrivano i dollari. Non ci posso credere, mi pare un sogno. Vedrai quando ti svegli. Bye. Basta, sono stanco di lavorare. Stimola qua, stimola là. E che sono, notaio di Siviglia?
Esimio signor notaio, io le ricordo che lei ha un appuntamento col signor Rinaldi. Chi se ne frega del signor Rinaldi? Io me ne vado a giocare a golf. Notaio Magallini? Chi è? Ah, sì. Io sarei Rinaldi Marcello. Ah, e che domo fa? Per quell'eredità dall'Australia. Ah, bene, lei è venuto per lasciarmi la parcella per il notaio Wilkinson di Sydney. Esatto. Bravo. Bravo, ha portati su. Come l'ho portati? Eccoli. Da qua. Bene, bravo. Molto simpatico. Può salire su per firmare l'atto, eh? C'è il mio assistente. Dottor Fioretti? Sì, mi dica. Le mando su il signor Rinaldi. Sale per la sola firma dell'atto per l'eredità australiana. Eh? Mi dia la ricevuta che il denaro l'ho già intascato io. Ah, va bene, signor Pomaio. Oh, che pa... no, dico, vada pure Rinaldi, grazie, saluti a papà. Sarà ammazzato. Ah, Rinaldi! Poi non vado a dire in giro che dai notai si perde tempo nelle sale d'aspetto, eh? Ma per carità. Ha visto? È stato un lampo, un fulmine. Grazie, grazie mille, signor notaio, eh. Dalle madri e dalle figlie. Ci sono cascati lo stesso come 20 anni fa. Funziona ancora, ho soltanto un pochettino austrializzato. La pomata! Mandrà! Pomata, dove stai? A mandrà, acqua, acqua, fuoco, fuoco, ecco acqua. I sordi! Allora com'è andata? Benissimo, Pomata è un genio. Tiè, arriva la tua padre, ricorda dammi l'indirizzo del sarto per questo incarico. A quel frignone gli avevamo solato 10.000 euro. Ha detto 10.000? Sì, sei un fenomeno. Mm. Ma questi che sono? I soldi della sola australiana. Ma questi sono 1.000 euro e l'altri 9.000? Quali 9.000? A Pomata avevamo detto l'equivalente dei 20 milioni di vecchie lire. Beh, scusa, l'euro a quanto sta? Non sta a 20.000 lire? Beh, 20.000 a casa mia, per 1.000 fa 20 milioni. A casa tua? A casa nostra l'euro sta a 2.000 lire. Questi sono 2 milioni. Ah, raga, non mi guardate così. E vabbè, mi sono confuso col cambio. Io stavo in Australia a fare pizze con la vedova. Mi sono casinato con tutti sti cavoli da zeri qui. Vabbè, ma mo con 1.000 euro come la famo sta super mandragata? Ah, famo più piccola. Sì, famo la mini mandragata, famo. L'euro mandragata? Oh, mamma, va a morire ammazzato, va. Non posso, sono appena resuscitato. A fide la mignotta! Sì? Sì? Oh, manzotti, damose! Damose! Oh, mettetevi d'accordo, mortacci vostri! Mandannate! Ma avete lasciato solo, ma avete lasciato. Io mo manco mi ricordo più da qui che mezzo do via e torno a casa. A brutto sola! Giovanotto, io sono... Giovanotto! Io sono il notaio Magalini, sa? Mi lasci? Pubblico ufficiale! Sì, mo, lo raccontiamo a polizia se sei pubblico ufficiale! Ha detto il motorino! Sei disgraziato! Ciao, Salvatore! Ciao, lì! Come andiamo? Dai, che ti do una mano, via qua! Allora, sono 2 quintali, no? Sì. Se 2 quintali di cozze sono 800 euro, giusto? Sì. Eccoli qua, già belli pronti e arrotolati. Grazie, Nick. Grazie, e te credo, 800 euro, 1,5 milioni. Buongiorno, signor Diamanti. Buongiorno. E la panza? Da è finita? Si è sgonfiata quando ci hai portato via i soldi. E io lo sapevo che c'era puzza da sola. Che te serve? Un socio. Socio. Ma non stavi già in società con quei morti di fame? Te? E l'ho mollato, perché a me di morire di fame non me va più. Hai capito te, Mandrake, sì, che sola geniale che sei inventata? Oh. Sì, solo che per puntare su Pokémon loro hanno una miseria, tu invece puoi giocare pesante. E che vuoi in cambio di sta dritta? La metà della vincita. Ti do la metà della metà. O la metà o sputtano tutto. E che fino adesso ho fatto la comparsa, ma voglio diventare protagonista. Va bene. Senti un po', ma chi mi dice che invece non mi state in sacco di fregnacce? Beh, se non ti fidi, stasera vieni con me. Fanno lo scambio dei cavalli. Mi regali 2 cozze?
Ma chi è a quest'ora? Dove Zaira? Zaira! Lei è scappata, io sicuro tu nasconderei qua. Zaira, qua è Zaira! Ma qui non c'è nessuna Zaira. Zaira, dove tieni tu Zaira? Dove è Zaira? Zaira! Hai degli altri Zaira? Ma io dico che non c'è qua, non c'è nessuna Zaira. Allora qua, quale Zaira? Sti grandissimi paraculi. Motte, sei convinto? Altro che. Pronti, partiti! Quella, ciao Nino, cos'è che ti serve? Domani alla seconda corsa, a quanto me lo dai Pokémon vincente? Pokémon? Ma sei ubriaco? Quel cavallo lì è morto, sono sei corse che arriva ultimo. Lo so, ma siccome che mi sono sognato che vinceva, ma voglio giocare lo stesso, allora a quanto me lo dai? Ma non lo so, non c'è neanche quota per quello lì, guarda, te lo posso dare anche a 20. Presa, ci scommetto 25.000 euro. 25.000 euro? Ma stai scherzando o parli per sul serio? No, no, metti che il sogno mio si avvera. Poi ok, contento te, ma io ti ho avvisato, quel cavallo lì non arriva neanche fra i primi tre. Anzi, non arriva proprio. Senti, ma per pagamento come famo? Ma ci vediamo alle 2 al bar di Tor di Valle, va bene? D'accordo, ciao Milani. Amo, lo sai quanti sono 25.000 euro per 20? 500.000 biettoni, 250.000 per me e 250.000 per te. È finito l'incubo dell'affitto. Finalmente metto su casa. Veramente la potessimo mettere su pure insieme casa, no? Cagozzarone, io ti ho dato una dritta, ma sente lei te do una pizza, Vabbè, comunque se ti serve il 113 del sesso, chiama. Pensa un po'. €500 su Pokémon vincente. E io 38. De febbre. Oh, ti ha preso la febbre da cavallo pure a te? Ma che sta a fare qui? Ho letto sul giornale che c'era la nostra corsa e ho deciso di rientrare in società. Con €38? Ma non mi tornavano i conti, ho pensato di tornare io. E ritorno il figlio al prodigo. Anzi, del ragioniere, però. No, questa è la tua e questa è la mia. Uguale. Con €38 che c'è qui? Un whisky maschio, amore. Si possono giocare €38? Sì, se possono giocare, ma se perdi, perdi poco. Che gusto c'è? E morti di fame tutta sta sceneggiata per vincere 10.000 euro. Un caffè, per favore? Oh, ma sto milanese quando arriva? C'è un appuntamento a chiare 2. E sono le 2.05, tra 10 minuti parte la corsa. Dai, chiamalo al cellulare. Entagita, guarda che quello è uno preciso. Pronto? Chi è milanese? Ciao, sono Nino. Senti, io sto al bar, ma te dove stai? A Milano. Hanno ricoverato tua madre in ospedale. Sì, vabbè, meno male che ho chiamato. Senti, vamo qui per la scommessa. Come facciamo? Ah, vabbè, ho capito, ho capito. Sì, sì, tranquillo, non ti preoccupare. Oh, e auguri per tua madre, Ciao, ciao. Allora? È tutto a posto. Viene un uomo suo a prendere i soldi. Vino dei manti? Sì. Manda il milanese. Che t'hai detto? È uno preciso. Allora sono 25.000 euro sul Pokémon vincente. Ok, a 20. E adesso andiamo a godere il trionfo dei Pokémon. I cavalli si allineano dietro la vettura dell'autostarter. Partiti! Dal gruppo esce bene Barman Baby, che prende subito il comando dietro a lui Trovatore e Vanina del Conte. Dai, Pokémon! Stracciali! Alla prima curva i cavalli sono sempre nelle stesse posizioni, con Clarissa che si mette in bella evidenza. Vai, Pokémon, faccio vedere chi sei! Vai, Pokémon! Solo la coda gli devi far vedere! Ma a chi deve far vedere la coda? All'altri cavalli! Solo la coda! Andiamo! Ma ecco che dalle posizioni di coda spunta in progressione Pokémon, della scuderia De Blasi, che risucchia il gruppo prendendo poi il comando. Cori! A metà corsa Pokémon è saldamente in testa ed è sempre primo. È sempre primo! Siamo nella dirittura finale. Dal gruppo rimonta Barman Baby e supera Pokémon. Lo superano anche Trovatore e Vanina del Ponte. Pokémon è in grave difficoltà. Non regge il ritmo. Mancano pochi metri all'arrivo. Pokémon cede di schianto. Ha ceduto di schianto. Primo Barman Baby, secondo Trovatore e terza Vanina del Ponte, con Pokémon ultimo largamente staccato. Ma che cazzo è successo? Ma che ne so?
Fa vedere. E te lo dico io che è successo. Mi sono l'ingegnere se sono sbagliati a scambiare i cavalli. Ma li mortacci loro! Mannaggia, mannaggia, mi dice sempre male, oh! Ma chi modo la dire? Devi darmi di sta cretina! Oh! Cretino ci sarai, sa! Vattene! Vattene, non te voglio più vedere! Sparisci! Ma chi te va a vedere a te? Fermi! Corri, ingegnere! Venite qua! Corri! Venite qua, che senta via, m'ammazzo! Ridatemi i miei 38 euro! Altrimenti vi giuro che mi impicco sulle tribune davanti a tutti quanti! Perso! Ha perso! È proprio un mito come va a sempre ultimo! Ultimo! Senti, ma io non sto capendo niente, ma quando arriva ultimo è un fatto buono! È buono, è buonissimo! Altro che buono, buonissimo! Ma sì, allora, ma che cavaliere questo? Questo? Andrà! So 24.000 euro! 1.000 ho ottenuto io come d'accordo! Ma Serrati, hai fatto un lavoretto di fine! Bravo! Ma veramente abbiamo vinto tutti questi soldi? No, la chiacchiera! Uè, milanese, come va? Guarda, lasciami stare che oggi è una giornata di fango odoroso. Di che? Di merda! Mi ha rubato la macchina sotto casa con dentro il cellulare, vigliacca, la portinara, disgraziati. Ma è una cosa come se non lo sapessi. Il cellulare suo ce l'ho io, ecco qua. Uè, ti pronto, Nino? Sei il cozzaro? Senti, non posso mica venire a Roma, la mia mamma è stata ricoverata all'ospedale, vedi tu. Scusa, ma non sono scherzi che si fanno, sembra una persona anziana che non sta bene. Riporta la macchina al milanese e mettici il cellulare dentro. Vai, ma sei pentito, pure avrei fatto la stessa cosa. Aurelia. Oh, stavolta l'abbiamo fatto nero al cozzaro. Hai fatto un'interpretazione che meglio di Giulia Robbe. Ehi, vabbè, mo. Mi devi credere, meglio di Giulia Robbe. Scusate il disturbo, ma un piccolo elenco di recupero crediti. Tangente Miccolis, prestito finanziario, spese viaggi, una serie di voci, fra cui affitto camion, affitto box cavallo, biate, carrubo carote, pizze, caffè, gelato. Sì, aranciata, birra coca, andiamo a chi beve, ma è finito. No, stanno pure i 38 euro che ho perso poco fa. Ma allora non hai capito niente. Se mi spiegate ogni tanto pure è buono. La mandragata. Eh? La mandragata non è ancora cominciata. Non voglio sapere niente, voglio uscire dalla società, voglio essere liquidato. E questi sono i soldi per finanziarla. Cicatun, cicatun, cicatun. Cicatun, no, non la sa ci fare, sta cosa non è per me, non è per me. Cinquemila sopra come va va. Sopra, Speriamo che va bene, perché se dovesse andare male, chi ce lo spiega, mio amore? Ah, ma smettete, cufà. Antonio, stai tranquillo. Oggi come va va, non può perdere, perché al posto suo abbiamo fatto correre... Pokémon! Vedi che comincia a imparare, no? Siamo agli ultimi 500 metri. Primo Scooby-Doo, secondo Bingo Bongo e terzo come papà. Sta zitto che c'è sgarro. Questa è un'altra. Come va là? Metti su sangue pago. Vai! È una grande sorpresa. Come papà è irresistibile e vince di 4 lunghezze, davvero campione. Ragazzi, abbiamo vinto 500.000 euro. Che lire sono? 1 miliardo di vecchie lire. Non abbiamo finito di tribolare. Siamo miliardari! La coppa premio delle terme viene consegnata al proprietario del cavallo vincente come va va, signor Bruno Fioretti. Grazie. Pokémon, non ho parole. Vorrei... Prego, per favore. Ho vinto! Recuperando! No. Complimenti! Grande vittoria, Ma soprattutto inaspettata! Ma non per me! No, perché il cavallo che ha vinto non è il vostro... come sta sta... Come va va? Ma il mio grande campione Pokémon! Ma... che cosa, signor Blas di Conte, che cosa racconta? Vi presento il signor Bertolazzi, investigatore privato. Piacere. Sì, l'ho assunto quando Pokémon ha cominciato a perdere in maniera assolutamente incomprensibile. E l'ottimo Bertolazzi ha scoperto il perché. Bertolazzi, perché?
Qui dentro c'è la registrazione della vostra truffa. Pokémon nel box della vedova Sanna, il finto scambio. Ho ripreso tutto. Come il Grande Fratello. Esatto, e io sono il vincitore. Adesso mi riprendo il mio cavallo, i soldi della vincita per risarcire i giocatori che avete truffato e questo. No, questo no, Sir Cut, no. Questa la lascia a me. Andiamo dai carabinieri. Ma che cosa? Niente carabinieri, con De Blasi. Sir Cut, guardi, si riprende tutto quello che vuole, ma questa la lascia a me. Ma perché dovrei? Perché lei è un grande signore, invece io sono un poveraccio. Io nella vita ho sempre perso, per una volta che vinco una cosa. E me la lasci come ricordo. Lei sta scherzando. No, signor Conte, io non scherzo. Io non scherzo mai. Io gioco, sì. Il gioco è una cosa serissima, perché chi scherza lo fa per divertirsi, ma chi gioca punta, si illude, si inventa un lieto fine che non arriva mai. E lei, signor Conte, lo sa. Noi, giocatori, lo sappiamo bene. Chi gioca perde i soldi, la faccia e soprattutto la speranza. Ora io... Briciolo, le speranze ce l'ho ancora. Se lei mi si porta via pure la coppa, lei mi rovina, signor Conte. No, non permetterei mai, no. Grazie. Grazie. E lo ringrazia pure. Forse lui gli manderei un mazzo di fiori a casa. Non avete capito niente. Oggi Bruno è come se avesse vinto l'Oscar. Ah, premio Oscar. Mo ce lo spieghi come torniamo a Roma e non ci siamo manchi i soldi per treno? Ma te pare possibile? Questo è l'unico talento che c'è, fa vedere il culo in televisione e gli fanno pure articoli sui giornali. Vabbè, ma è cultura pure quella. Bomba! La volete sentire la notizia bomba? Lo sapete chi corre oggi alla quarta corsa di Tor di Valle? Granadiere. Figlio di Lucrezia Borgia e di Fante. Figlio di Fante, ma nipote di? Sordadino. Esatto. Pomada, ma che sta a fare su sto treno? Quello che c'è stato a fare voi. Non sono andato a Bologna perché c'avevo un cavallo buono guidato da Arfio De Ciccolini, quel Arfio. Capito, va? Stai più in bianco di prima. Mi sono venuto tutte le collane maori. Ma chi è sto Sordadino? Sordadino King e D'Artagnan. Uno dei capitoli più gloriosi di tutta la storia delle corse tris. Da quando l'uomo inventò il cavallo? Tu pensa che nella pizzeria mia di Sydney io ci avevo fatto un trittico d'assaggini, un tris, Sordadino King e D'Artagnan, mozzarella, oliva scolane e zucchine fritte. E io a ripensarci ancora mi ci commuovo. E mi ci commuovo ancora di più adesso a pensare che non c'avevamo una lira per puntare sul granadiere. Peccato. Peccato. Vabbè, va. I soldi per puntare sul nipote del Sordatino, l'anticipo io. No. Sì. No. Ma un gesto spontaneo. È l'orologio della prima comunione. Dai, l'ho impegnato altre volte. A multe 300 euro ti danno. Non è che ci vuoi ripensare, no? Si vede che mi ha attaccato la febbre da cavallo pure a me. Ma chi è questo? È Aurelia, è Aurelia. Figlia mia, sei dei nostri, sei. Fammi un altro. Arriga, damo se sta arrivando il controllore. Oh, andiamo. Andiamo, andiamo. È una vecchia mandracata, ma funziona ancora. Dai, andiamo. Scendiamo alla prima stazione e entriamo dalla carrozza di coda. Dai, vieni. Vabbè, ma io c'entro anch'io. Piano, andate piano, è sempre di corsa. Biglietto, prego. Signore, signore, biglietto, per favore. Ma questa è una giocata ai cavalli. Ah, e ho vinto. Biglietto ferroviario. Ah, quello dovrebbe chiederlo a Mandrake. E come no, a Batman, eh? Allora lo favorisce questo biglietto? Senti, io il biglietto non ce l'ho neanche i soldi per farlo. E allora dobbiamo fare del verbale. C'è proprio necessario. Certamente. Che ha detto? No, è giusto che fai il verbale. Nome? Antonio Faiella. Come? Antonio Faiella da Napoli. Faiella. Indirizzo? Non so se ce l'ho perché mi hanno ipotecato la casa. Treno proveniente da Bologna e Firenze per Roma in arrivo al binario 2. Presto! Presto che il treno riparte! Ma quante stazioni ci stanno da qua a Roma? 11/12! Oh, ma questa non è una mandragata, è un'ammazzata! Oh! Zitta, che se no a Orte te manca il fiato! Micione! Oh. Dai! E aspetta un attimo, no? E io ho i tempi miei. Si mannava da Core, invece di Micione.
Mi chiamavano Lepre, mi chiamavano. Lepre, gran cavallo, figlio di Teodorico e Brigitte Bardot. L'altro anno ci ho giocato una cifra. E l'hai piato? Eh sì, se l'hai piato stava qui a cori. Ostacolo! Valigia con busta di plastica, eh? Ammazza, oh, siamo meglio come cavalli che come uomini. Questo lasso vince questa perde. Sbaglio, vince l'asso. Chi mi trova l'asso vince una. Non c'è, non c'è. Vince questa qua, basta trovare l'asso per vincere, con questa qua perde, questa sbaglio, vince sempre questa qua. Chi mi trova l'asso vince una, non c'è, non c'è, e il gioco è fatto, niente qua, vince l'asso. Una, non c'è, non c'è, chi mi trova questa qua si vince una, si perde, si sbaglio e si vince con questa qua. Basta trovare l'asso, una, qua non c'è, dove sta? Là! No, è qua. Sta corsa, un'asta di beneficenza. Paola Cortona non poteva perdere, ma palla finita, invece da correre quello pascolava. C'era pure una zampa che mandava a fanculo l'altra, ne mortacci tua. Mi dovrà ascoltare 24 ore. Se vale che si può fare ciò che si vuole in guerra e in amore. La guardi, è una bellezza tale da non poter fermare la febbre animale. Mi guardi, guardi i suoi sguardi, per quegli sguardi mi faccio arrestare. È vero, ho bloccato il traffico con l'impianto stereofonico. È vero, ho creato il panico, ma si sa che il caso è clinico. Come è vero che col microfono non mi so limitare. Ed è vero che sul semaforo sono salito per cantare. Se piangi, se ridi, qualunque cosa mi dici. All'ordine. Ha ragione, è vero, mi sto riscaldando, ma sa che ci tengo anche girando per tutto il mondo. Una così dove mai la prendo? Comprendo l'assurdità del caso, ma intendo essere compreso. In fondo è un uomo pure lei, pretendo i sogni miei. Ok, ho esagerato, ho svegliato il vicinato e non mi son fermato neanche quando mi ha sparato. Ok, non ho pensato che il fienile può bruciare. Ok, ho sabotato il campanile per cantare. Lasciamo stare, provi un po' a capire, poi mi lascia andare. Mi pare che ci può stare, che per amore si possa sbagliare. Ma il padre non me la fa incontrare, mi dice di andare a lavorare. Mi vuole ad una scrivania, uccide la mia poesia. Le giuro starò buono, mi guadagno il suo perdono. E non farò lo scemo neanche se mi sento solo. Le giuro